Salve a tutti, ci troviamo alla Baia di Pinocchio in via Granara, località d'Ozza. Siamo venuti qua per fare una sessione di pesca spinning, partendo inizialmente da terra, per presentare le novità del marchio Ricast. Oggi siamo qui con Andrea, il proprietario dei laghi, e Matteo, un agonista della squadra Magilla Bass. Ciao Andrea! Volevamo raccontare agli amici casa quando sei aperto per venire a provare questi stupendi laghi. Questo è il lago adibito alla pesca della Black Bass e abbiamo altri due laghi, uno si pescano le trote, un altro si pesca carpe e amur in vivo e insomma sono felice di ospitarvi qua per una sessione di pesca. Grazie mille. Oggi Matteo, come inizieremo questa battuta di pesca? Allora, inizialmente verifichiamo l'attività dei pesci con delle esche di reazione, principalmente con dei piccoli jerk o con dei crank, appunto per verificare se il pesce è in movimento. Successivamente ci sposteremo magari con delle tecniche un pochino meno di movimento, come la pesca a gomma, Texas, cose varie, per andare proprio a stanare i pesci dalle loro tane. E poi quando andremo in belli botta avremo anche la possibilità di pescare a galla con qualche rana, comunque dentro varie cover che sono presenti sull'isola di questo lago. Perfetto, adesso andiamo a pescare. Potete vedere in questo lago sono presenti molti ostacoli nei quali noi possiamo far passare la nostra esca per trovare qualche bel pesce nascosto in mezzo. Questa è un'esca prodotta da Biwa, è uno shad colore viola e nero montato con un amo a Texas con un piccolissimo piombo sulla base dell'amo. Il movimento che dovremo fare non sarà altro che lanciare la nostra esca in acqua, in prossimità dell'ostacolo, farla scendere fino in fondo e dopo iniziarla a recuperare con dei piccolissimi salti. Come potete vedere, questa esca ha un movimento estremamente naturale. Sembra un piccolo pesciolino in difficoltà, si sta avvicinando alle frasche per trovare il riparo. Purtroppo ieri è venuto uno scroscio d'acqua molto forte e le condizioni dell'acqua non sono al meglio, quindi le riprese subacquee purtroppo in questo video non ci saranno, però riusciremo comunque a fare un ottimo video per far vedere delle ottime catture. Questa è una riproduzione di una rana distribuita da Ricast, prodotta da Matsuo. Viene proposta in diversi colori, come potete vedere è extra soft. Gli ami sono nascosti subito al di sotto della rana per permetterci di passare, di lavorare la nostra rana anche all'interno di ostacoli e all'attacco del pesce, il pesce si va ad allamare da solo. Thank you.
Ed ecco voi il primo pesce della nostra giornata, con un bel crank mazzuo, un'esca di reazione. Oggi i pesci sono un po' apatici, bisogna andarli a scovare passando davanti con delle esche che muovono tanta acqua. Il primo bass un po' piccolo, ma sicuramente miglioreremo. Una panoramica sulle esche che vanno a comporre il ranking distribuito da Ricast. Allora, partendo dalle swim bait, abbiamo questa bellissima swim, estremamente mobile, prodotta da Biwa, distribuita da Ricast. L'abbiamo in due misure, 5,5 e 4,5, e in diversi colori. Qui abbiamo una bellissima riproduzione di rana, estremamente morbida, con un incavo davanti per fare dei bellissimi schizzi sull'acqua. Sempre per quanto riguarda Mazzuo, abbiamo dei crank sia a paletta piccola che a paletta lunga per differenziare la profondità a cui i pesciolotti lavorano. Poi abbiamo dei minnow galleggianti in diverse grandezze. Kinchu prodotti da Mazzuo hanno la particolarità di avere la branchia in rilievo con la colorazione rossa sangue, il che serve molto per invogliare il pesce a attaccare quest'esca, e il movimento in pesca è molto ondulatorio di questo genere. Un'altra caratteristica di queste esche è avere dei mini rattle dentro che creano molte vibrazioni. Sempre per quanto riguarda Mazzuo abbiamo dei bellissimi popper, anche questi in diverse colorazioni, un altro piccolo minnow che può essere utilizzato sia per la pesca al bass che per la pesca a qualunque altro predatore, dei mini crank, anche questi estremamente catturanti, sempre nano popper. Dopodiché si passa a queste esche full metal, si chiamano Kong, hanno la particolarità di avere queste palette che girano vorticosamente su recupero costante, estremamente facili da usare, estremamente catturanti. Dopodiché si passa a una gomma di altissima qualità prodotta da Biwa e sempre distribuita da Ricast, si chiamano Hypnotic. La particolarità di questa esca qua sono queste scanalature che permettono un'estrema mobilità in acqua, una codina extra soft. Vengono distribuite in due grandezze, 3 pollici e 4 pollici e mezzo. Di questa esca qua, dell'esca Hypnotic, abbiamo ben 36 colorazioni diverse per adattarsi perfettamente a qualunque tipo di colorazione dell'acqua e giornata. Per finire con Biwa abbiamo una bellissima riproduzione di granchio, extra compatto, molto pesante, per poter fare dei bellissimi lanci anche con delle canne da cast, con dei fili abbastanza grossi. E infine abbiamo degli spinnerbait prodotti da Mazzuo, un'azienda americana. Anche questi si presentano in diverse colorazioni, diverse grandezze, disponibili nelle misure 1/8, 1/4, 3/8 e 1/2 oncia. Passiamo adesso a parlare degli ami da Texas, sempre prodotti da Biwa, qualità giapponese, vengono prodotti in Giappone, vengono sempre distribuiti da Ricast. Andiamo da una misura dell'1 a una misura del 5,0. Il filo, la particolarità di questi ami è che il filo si ingrossa man mano che la grandezza dell'amo cresce. Quindi possiamo avere un amo estremamente potente per la pesca dei big bass o dei lucci, oppure possiamo avere un amo estremamente fine per la pesca finesse al bass nel periodo invernale. E queste sono le caratteristiche principali della linea Zion. L'esca che ci ha regalato il primo bass, adesso proviamo a fare dei lanci radenti a questa struttura per vedere se al di sotto di essa si nasconde qualche bel pesce.
operiamo in maniera molto lenta, sentendo le vibrazioni del pesce. Quando tocchiamo il fondo ci fermiamo un attimo, poi continuiamo a recuperare. Allora, con cosa l'hai preso questo? Sempre con il crank che utilizzavi tu prima, ho cambiato e sono riuscito a... Sempre con un'esca di reazione, quindi? Sì, sempre con il crank della Matsuo. Sempre con questa colorazione, il Sexy Shed. Sexy Shad, di nuovo, devastante, un bellissimo pesce, un bel pesce sui 7-8 etti. Ricast si presenta sul mercato come un brand completamente italiano. La canna viene prodotta al 100% in Italia, dalla fibra di carbonio fino al montaggio finale. Ricast propone 16 modelli, i quali possono essere personalizzati dal pescatore. Si parte da un'impugnatura in eva e si può arrivare a un'impugnatura in sughero. Le canne in eva vengono proposte in tre montaggi diversi: con l'anello Fuji Serie K, con l'anello American Tackle Full Titan e con l'anello American Tackle Microwave. La serie invece con l'impugnatura in sughero viene presentato con anello Fuji Alconite, anello Titan sempre American Tackle e anello Microwave. Si ha anche la possibilità per il pescatore di acquistare la canna in blank, cioè nuda, senza nessun montaggio, e personalizzarsela a piacere. Oggi abbiamo pescato da terra, abbiamo pescato dal belly boat, posto bellissimo. Ringrazio moltissimo il proprietario Andrea, titolare dei laghi La Baia di Pinocchio. Oggi abbiamo pescato con dei monopezzi, con delle bipezzi, sia a casting che a spinning. Vi saluto tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!